Chuck si gira. And we're back. Back in fila. No, mi si sono stracciati i pantaloni. Ok, sto a posto. Possiamo ripartire. Ok bro, let's go. Destra poi. Troppo forte la prima curva. The gas. Thank you.
Quanto ho tirato! Ma sembravi Goldstone al... L'hai visto? Sì. Minchia, ma che doppio tirato. Sono un attimo. Dove? Lassù dove hai urlato. Sì. Minchia. Ok, prima di passare alla parte vera e propria del video, ovvero il campionato italiano a Cortina, è doveroso tornare un attimo indietro, una settimana prima del campionato italiano. Come avete visto dalle riprese, stavamo girando qua, eravamo una bellissima crew, abbiamo girato tutto il giorno. Alla fine, devo essere sincero, ero un po' stanco, infatti purtroppo sono caduto proprio in questa curva qua. Praticamente sono arrivato, eravamo un po' più lenti, ho tagliato questa curva, ho provato a svrappare qua, ma le gambe mi hanno un po' ceduto perché era fine giornata, ero stanco. Sono uscito fuori di pista, poi ho iniziato a frenare, ho visto l'albero e praticamente ho spostato la testa e mi sono preso l'albero esattamente qua nella clavicola, così. Subito pensavo di essermi rotto la clavicola perché faceva veramente male e l'avevo proprio sentita la botta. Sono sceso giù piano piano, ho spaccato il freno davanti, un po' di casino. Poi ho messo il ghiaccio e la situazione si è un po' calmata. Però giorni dopo è stato veramente doloroso, mi faceva male tutta la spalla, il pettorale, soprattutto la parte qua dietro dove c'è la scapola e tutti i muscoli, romboide eccetera, che gestiscono i movimenti della spalla. Mi è venuta una febbre abbastanza alta, tipo 39, e davvero mi sentivo abbastanza a pezzi, quindi ero anche abbastanza insicuro del campionato italiano. Per fortuna giorni dopo la situazione è un po' migliorata con gli antidolorifici, ho fatto anche qualche giro. La cosa principale è che mi mancava forza in tutta la parte sinistra, ma ho comunque deciso di fare il campionato italiano lo stesso. Poi andata come andata lo scoprirete tra poco. Non ho capito cosa stavamo provando. Sono riuscito a prenderlo. Mica, ma quanto eri di traverso? La rotta dietro era fuori. Sì, ma stavo cercando di sganciare, ma non ce la facevo. Ho detto, sono in terra. Fatta così, che l'hai fatta tranquillo, è più veloce interna. Tu hai frenato, hai fatto interna. Sì. Dov'è che rallenti per curvare? Io ora non ho doppiato, okay. Ho toccato le due pietre. Inizi già a frenare. E lì sì. E dove ce l'assi il legno? Inizio già a girare, infatti ho visto che tu stavi andando ancora dietro, ma dove entra? Ho sbagliato. Sì. Thank you.
te la sei dimenticata? No. Io l'ho fatta esterna. E io l'ho fatta interna. Allora siamo proprio in due punti diversi. Ok ragazzi, eccoci qua, campionato italiano 2024. Siccome non ho video della gara, vi mostro questa helmet cam seguita da Lollo Folco. E niente, il dolore alla spalla si è fatto sentire già dalle prove del venerdì. Alla sera avevo qualche linea di febbre e un bel dolore alla spalla. Il tutto si tramutava in poca forza durante la manche. E in questa prima parte di tracciato in gara sono andato anche abbastanza bene, ho fatto delle buone linee, avevo una buona velocità in questo tratto qua, poi sono riuscito anche a fare questo doppio del buco da qua a qua, quindi la velocità non era male, mi sentivo abbastanza bene, però già da questa curva qua che si era sfondata e soprattutto dopo questa destra la mia velocità era veramente veramente bassa. Sono uscito in questo pianetto molto molto fermo e quindi mi ha fatto già capire che la run sarebbe stata una run difficile in salita. In questo rettilineo la poca forza nella parte alta dovuta al dolore alla spalla si faceva sentire e infatti poi sono arrivato qua in questa destra e mi è completamente scivolato il davanti, ho dovuto mettere giù il piede, l'ho riagganciato più o meno qua, ho dovuto anche dare qualche pedalata per riprendere velocità, quindi già un bel grosso errore che mi ha fatto perdere parecchio tempo. Tutta questa parte qua ero veramente un po' passivo sulla bici e mi lasciavo un po' trasportare giù e man mano che me ne accorgevo provavo a spingere di più ma non riuscivo ad andare. Purtroppo brutte sensazioni per un campionato italiano, perché è una di quelle gare a cui ci tengo sempre, una di quelle più importanti in Italia. Anche in questo tratto qua ero abbastanza passivo, giù da questo drop ho proprio accusato la botta nell'atterraggio e quindi in tutto questo pezzo ero veramente un po' portato giù dalla bici, non guidavo come volevo. Questa curva qua sono finito largo e niente. Dolore alla spalla causato da probabilmente una micro frattura a una costa, ovvero un osso che parte diciamo dalla cassa toracica e va dietro alle vertebre, e dovuto appunto all'impatto che avete visto al bike park di Pila. Purtroppo in queste due cure tra l'altro ho fatto due errori veramente grossi, mi sono praticamente fermato, non avevo neanche la velocità per fare il salto, ho dovuto pedalare. E niente, dopo un po' di settimane di riposo vi posso dire che il dolore è finalmente passato, quindi è durato 3-4 settimane. Gara da dimenticare quindi, ma cerco di voltare pagina. Adesso arriveranno altri video su altri bike park dove ci siamo veramente divertiti tra i rider più forti in Italia, quindi godetevi i prossimi video e ci vediamo alla prossima gara. Yo!